Sì, i temi ESG sono importanti un po' per tutta la filiera immobiliare. Sono temi che riguardano sia la progettazione, sia la costruzione, sia la gestione immobiliare, passando naturalmente attraverso il finanziamento. È chiaro che oggi uno strumento giovane e innovativo come è la cartolarizzazione 7.2, se vuole avere l'ambizione di svilupparsi nel mercato come sistema alternativo di finanziamento, cosa che naturalmente ha, non può non tener conto di queste politiche ESG. Tra l'altro mi piace ricordare che in qualche maniera le politiche ESG oggi sono arrivate un pochino dal basso, perché è il mercato che ha un po' imposto, un po' chiesto alla filiera immobiliare di dotarsi di strumenti che siano idonei a rendere gli immobili più fruibili da un punto di vista sia green, sia social, ma anche di governance. Oggi si stima che nel mondo real estate circa il 40% delle emissioni di carbonio siano proprio imputabili al real estate. Quindi una struttura molto snella, semplice, come è quella della cartolarizzazione immobiliare 7.2, che offre oltretutto dei notevoli vantaggi gestionali, si pone assolutamente come un volano utile alla risoluzione di questi problemi che riguardano un po' tutti, quindi non solo l'immobile specifico, ma un po' tutta diciamo, la comunità. Qualificazione immobiliare è assolutamente un asset che è target dell'oggetto della cartolarizzazione immobiliare. Quindi un investitore può tranquillamente, diciamo, inserire l'operazione dentro una società veicolo, una 7.2, e sviluppare la rigenerazione tramite questo strumento. Oltretutto, la struttura finanziaria della 7.2, proprio per come è costruita, quindi tramite le emissioni delle note, può convogliare al proprio interno più portatori di interesse, che nel caso della riqualificazione possono essere sia il progettista, sia il costruttore, sia qualche ente pubblico che ha interesse a sviluppare e riqualificare quella determinata area.